state arrivando a Fastoon. Contatti tra 5, 4, 3, 2, 1. Atterraggio da manuale. Ah già ragazzi, ciao a tutti, nuova parte di Ratchet & Clank. Armi di distruzione. Hai abbastanza Scusatemi, lo so. È accaduto qualcosa di terribile. Scusatemi per la lunga assenza, ma ho avuto molto da fare. Ma rieccomi qua. Cosa? Dove sono tutti? Cercavo di dirtelo, Ratchet. Secondo il database, questo pianeta fu abbandonato ere fa. Oh, bene. Clank, la vedi? Una vecchia nave. Molto vecchia, direi. Beh, ma non è messa così male. Dobbiamo ripararla. Ratchet, devi essere realista. Tachyon troverà i codici di volo del pod. Sarà qui in pochi minuti. Clank, per favore, io devo ripararla. E va bene. Beh, se vogliamo ripararla ci serviranno dei pezzi di ricambio. Andiamo a cercarli. Trovato il primo pezzo. Occhio! Fuori dalle palle, mostriciatevi! Fera di palle! Prendi quello! Merdaccio! L'ingresso della miniera di rarità. E passaci tu, Clank. Paura noi degli uderim a distruggerlo. Distruggere cosa? Devi vedere molte cose. Ok, voi tre mi inquietate. Zoni. Scusate se sto sgranocchiando ragazzi, ma ho una fame. Rallentiamo il tempo, manco fossimo Prince of Persia. Ok. Levitazione. E non lievitazione, quella lì è per fare la pizza. Questa è levitazione. Manco fossimo Prince of Persia davvero. Ah, allora sti piccoletti non servono soltanto a... Non seguono solo come degli stalker, ma attaccano pure i nemici con le sfere energetiche. Forte. Lievitazione. Oh no, no, non ce la faccio. Oh, tagliamo bene. Perfetto. Vola! Ma se questa è una miniera di raritaglio, ma che cazzo servono i nastri con le punte? Ripara.
Sul serio, allucinazioni, manco fosse Dead Space. Loro torneranno. Mostri brutti e cattivi. E noi li dovremmo ammazzare. Vabbè, oh, altrimenti che gioco sarebbe se loro non tornassero. E due, manca il terzo pezzo. Allora, sti mostri, chat, il fuori di Baal. Morite, morite bestie schifose. Vai così, Ratchet, vai. Oh, qua si fa la strage. A Naruto! Vaffanculo. Terzo pezzo, ce l'abbiamo tutti. E vai. Ai, ho finito i colpi. Ta-ta-ta, quanto è bello massacrare i mostri, giocatori. Quanto è bello. Penso di averli trovati tutti. O ne manca ancora qualcuno? Boh, vediamo. No, credo che ne manchi ancora uno. Ma dov'è? Non mi ricordo. Ah, ragazzi! Qualcuno di voi ha per caso visto su internet il trailer dell'ultimo film di Evangelion? Evangelion UK Not Reverse? Ora, io non so se è un fake, però cavolo, se fosse vero, era ora che uscisse l'ultimo film, cavolo, sono 4 anni che aspetto. Chissà cosa ci avrà riservato il grande Hideaki Anno. Ma ci toccherà aspettare agosto dell'anno prossimo, agosto 2017. Però di Val. Dovremmo averceli tutti. No? Oh no, no! Oh! Fanculo. Va bene, capo. Cosa? Trattieni il fiato, Clank. Pare che ora dovremmo tuffarci. Clank non ha bisogno di respirare. Ai, affanculo le mine. Questa cosa qua non vi ricorda qualcosa? A me mi ricorda moltissimo il tunnel acquatico in Spiro Year of the Dragon. L'unica differenza è che qui controllo io. Non è che vengo sparato fino alla fine e colpire tutti i rini. Boom.
poi una cosa che non ho mai capito di Ratchet & Clank, scusate, ma se noi andiamo così sott'acqua, ok, ci siamo, perché a volte nel 2 Ratchet annegava nell'acqua? Ma anche qui, se entro in acque che non posso andare sotto, muoio annegato. Ok, abbiamo tutti i pezzi che ci servono. Era mettiamoci ora al lavoro. Oddio! Sì, 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 funziona! Piccoli miserabili trofiti, hanno usato le munizioni a ricerca. Ah, parla! Razza di imbroglioni. Oh, un Lambax. Non credevo che ne l'hai rivisti. Grazie per avermi riparato. Oh. Chi sei, Kit? La super macchina. Cazzi la città con il suo esercito di trofidi. Fu un crudele atto di vendetta. Se solo avessimo saputo della malvagità dei Kragmiti. Oh, se avessero vinto la sporca guerra, l'intero universo sarebbe caduto sotto il loro orribile dominio. Sgradevoli, orribili, 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 orribili creaturine del pianeta Zorik. Tachyon comprò la loro fedeltà con il Raritanio e le assunse per il suo esercito personale. Non so perché. Forse per rubare la loro tecnologia, e le sue navi, le sue guardie, e persino le corazze da combattimento nanotecnologiche che diede ai drofidi sono state costruite rubando tecnologia Lombax. Mi dispiace. Pare che lo schianto abbia danneggiato i miei banchi di memoria. L'ultima cosa che ricordo è l'azione repressiva sulla corte di Azimuth. Perfetto. Certo. Ho equipaggiato uno schermo ottico HD47. Salta su. Sei vecchia di eoni, ma c'hai un lettore DVD? Oh, perfetto. Vediamo un po'. Ti piace il massacro? Brami la carneficina? Adori la distruzione? Allora questo è il tuo giorno fortunato. Oggi sei stato invitato a partecipare, cioè assistere, alla più epica, sanguinosa, cruenta battaglia dell'universo, il Festival Imperiale del Combattimento, per un pubblico adulto. Accorrete sul pianeta Mukou per una notte di baldoria, senza nessun secondo fine o inganno, ovviamente. Offerta valida solo per orfani pelosi e per i loro piccoli compagni robot. Sembrava proprio il capitano Quark. Quindi probabilmente è una trappola. Ma è l'unica traccia. Vediamo in che guai si è cacciato.